pur sapendo che tra i nostri follower non ci sono solo avvocati o studi legali, ma credo che la chiacchierata che faremo oggi, e fra 30 secondi vi introduco gli ospiti, può essere di spunto e ispirazione anche a chi ha altre professioni. Anzi, molto spesso è molto interessante confrontarsi, ascoltare, imparare anche da chi fa qualcosa di diverso, perché magari ha un approccio che potremmo modellare o a cui potremmo ispirarci. Quindi la live di oggi non è dedicata solo ad avvocati e persone che lavorano in studi legali, ma sicuramente ci può portare a uno sguardo molto più ampio. Nel scegliere gli ospiti di oggi ho semplicemente guardato, ma semplicemente ma non banalmente, a due persone con cui ho lavorato di recente nell'aiutarli appunto a utilizzare LinkedIn in modo più efficace e che sono stati degli ottimi studenti, sono messi molto al lavoro, ma soprattutto hanno portato una loro riflessione e un loro spunto nell'utilizzare LinkedIn per il loro studio e per loro stessi. Quindi ora appunto vi li presento, li aggiungerò alla live. I nostri ospiti di oggi sono Saverio Biscaldi e Federico Contardi di FMS Tax and Law Firm, due tra i fondatori appunto e soci. Benvenuto Saverio, benvenuto Federico. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro, benvenuto a tutti. Ciao, benvenuti. Eccoci qua. Allora, stavamo facendo due chiacchiere, diciamo, dietro le quinte prima di iniziare. E è sempre un bel momento quello di essere live per chi ci segue in diretta, per chi seguirà poi magari anche la registrazione o il podcast. C'è anche magari un po' di, tra virgolette, emozione, perché gli avvocati sono molto abituati a parlare in pubblico, devono essere degli ottimi, oratori, ma magari live su LinkedIn non è proprio quotidiano, no? No, assolutamente. Allora, prima di tutto presentatevi, vi do un minuto simbolico a testa oppure quello che serve, perché avete due profili simili ma anche con delle specializzazioni diverse, quindi perché il pubblico vi possa conoscere e anche chiaramente il vostro studio. Non so chi vuole partire. Federico, vai tu? Beh, direi Andiamo in ordine di vado età. io. Ah, ok. Ma allora, che dire Alessandro? Intanto un ringraziamento naturalmente per averci contattati e averci dato questa possibilità di portare la nostra testimonianza. Chi siamo? Siamo fondatori di uno studio legale associato che tu hai già presentato, FMS Tax and Law Firm. Io in particolar modo sono il managing partner, mi occupo di diritto d'impresa, quindi tutto quello che è il diritto delle partite IVA, delle aziende, delle società e di chi svolge attività commerciali nel nostro paese, non solo. E qui introduco una qualifica che oggi secondo me può servire e come nella nostra chiacchierata sono consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Pavia e quindi mi occupo del rispetto naturalmente di tutte quelle norme deontologiche di cui il nostro lavoro è permeato e che devono rappresentare una guida nell'esecuzione del nostro lavoro. Con Saverio e con Michele Branzoli, amici tra l'altro noi tre da 20 anni perché ci siamo uniti da poco, ma in realtà siamo compagni di università, abbiamo deciso di intraprendere questa strada e una soluzione che ci mancava nella nostra cassetta degli attrezzi era l'utilizzo corretto di LinkedIn e quindi naturalmente della comunicazione via social e Saverio ha pensato a te e eccoci qui naturalmente. Quindi io ho già rubato troppo tempo nella presentazione dello studio e mia. Tu hai una situazione diversa, Saverio, invece, Sì, anche un po' decisamente. Io meno convinto. avevo già conosciuto Alessandro per quello che ho pensato a lui e vabbè, io all'interno dello studio mi occupo in particolare di diritto agroalimentare, ambito agroalimentare e devo dire che l'approccio che ho avuto a LinkedIn è stato inizialmente proprio portato anche dal mondo che seguivo su internet in generale. E su LinkedIn ho ritrovato veramente fonte di ispirazione e fonte anche di notizie molto spesso più fresche quasi che non sulla stampa, diciamo, ordinaria o sui canali, diciamo, ordinari, anche nel mondo che appunto mi interessa maggiormente, che è quello agroalimentare.
La cosa mi ha inizialmente stupito, ovviamente piacevolmente colpito, perché non pensavo, seppur l'avessi già approcciato, alla potenziale che aveva come strumento e come social LinkedIn. Quindi poi la conoscenza fatta con Alessandro mi ha permesso anche di capirne meglio il funzionamento, ma senza dubbio la prima impressione che do su LinkedIn è il fatto che sia veramente, come riprendendo il termine della cassetta degli attrezzi, non sia uno strumento, ma sia un insieme di strumenti che siano utili, non parlo come avvocato, parlo come professionista, ma anche gli stessi imprenditori, gli stessi dipendenti, più o meno apicali di aziende. Lo uso banalmente anche come rassegna stampa, appunto, uno degli strumenti che mi vengono in mente. Per cui mi sono innamorato di questo social, che mi ha fatto abbastanza, diciamo, abbandonare quasi tutti gli altri. Federico ride perché lo sa, dice che mi brillano gli occhi quando parlo di LinkedIn. E quindi, vabbè, è un onore innanzitutto essere stato invitato da te, Alessandro, però immagino che anche tu abbia percepito probabilmente questa passione. Assolutamente, il motivo per cui ho deciso di invitarvi, chiaramente ogni avvocato, ogni studio legale potrebbe portare una testimonianza differente o simile per alcuni punti, per me è anche difficile magari scegliere chi invitare, no? Avendo anche tante opzioni, però proprio la passione che è andata anche un po' oltre il professionale nei confronti dello strumento, nel vostro caso mi ha sicuramente colpito. E chiaramente un aspetto interessante è che non per forza tutti all'interno di una realtà magari hanno la stessa attitudine nei confronti di uno strumento, e anche questo ci può stare, no? Penso anche nel vostro caso, io ho avuto modo di conoscere anche il terzo socio, anche gli altri professionisti, e ci sta che c'è chi spinge di più e chi magari sta un pochettino più ad osservare o ancora da imparare, però questo non inficia la presenza alla fine dello studio e la sua rappresentazione su LinkedIn, giusto? No, assolutamente, assolutamente. Cioè, comunque ci sono diversi livelli di collaborazione all'interno dello studio, nella cura della comunicazione che poi lo studio fa su LinkedIn, come quindi pagina di studio. Sicuramente è, a mio avviso, LinkedIn sia utilizzato come pagina di studio che utilizzato come profili diventa un incubatore. Io lo immagino come un gigantesco incubatore che può far nascere relazioni di qualsiasi genere, che vanno dal networking magari più classico al invece lo scambio anche solo di idee, opinioni e possibilità anche di condivisione. Su questo ritorniamo poi, perché vorrei fare un approfondimento in effetti sulle potenzialità specifiche. Faccio un attimo un passo indietro, perché qua secondo me c'è un elemento su cui è interessante confrontarci, da un insegnamento globale, trasversale, anche al di là degli studi legali. Voi avete, intendo proprio Saverio e Federico, due specializzazioni diverse, e ce ne sono altre ancora nel vostro studio, e una riflessione che so che avete fatto e che è bello magari un po' riportare è proprio la presenza della propria audience di riferimento su LinkedIn, perché ci sono persone che dicono no, a me LinkedIn non serve, o avvocati che pensano che non serva, senza aver prima fatto una valutazione di le persone con cui voglio parlare o con cui voglio confrontarmi ci sono oppure no. Poi c'è chi fa l'errore opposto, no? È convinto che ci siano e incomincia a parlare senza preoccuparsi che dall'altra parte ci sia l'uditore. Da una parte il diritto chiaramente commerciale è sicuramente presente su LinkedIn, perché se non su LinkedIn dove? Ma dall'altra l'agroalimentare. Tra l'altro vorrei far notare, non so se si nota per chi magari guarda il cellulare, il trattorino che si vede sullo sfondo nell'ufficio di Saverio, proprio a rappresentanza. Sono un uomo passionale, quindi quando mi prende la passione vado come un trattore. Questo secondo me è interessante, no? Perché se da una parte magari
non scontato, ma abbastanza chiaro, le aziende ci sono, quindi probabilmente gli interlocutori di Federico è abbastanza ovvio che siano su LinkedIn. Magari per qualcuno potrebbe essere meno scontato pensare di trovare l'interlocutore perché si occupa di diritto agroalimentare, no? Non so se per te è stata una sorpresa, Saverio, quando hai incominciato a approcciare LinkedIn, o se invece era abbastanza chiaro che avresti trovato lì i tuoi interlocutori. Allora, non è stata una sorpresa, perché in realtà io sono ritornato ad utilizzare LinkedIn, come dicevo prima, passando dalla comunicazione su internet, quindi ma anche semplicemente con il Google Alert su determinati argomenti, piuttosto che googlando nella ricerca di argomenti che mi interessavano in quel momento, LinkedIn mi ritornava perché vedevo che chi scriveva di determinati argomenti, sempre inerente all'ambito anche parliamo di agroalimentare, ma agrario, vitivinicolo, poi cercandolo era attivo e su LinkedIn, e quindi non è stata una sorpresa, perché in realtà è la stessa rete che poi mi ha spinto di nuovo su LinkedIn. Ok. In questo senso non è stata una sorpresa. Ok. E invece per te, Federico, com'è il rapporto con gli imprenditori, diciamo, dallo studio all'aula a LinkedIn? Com'è questa storia? Guarda, io una piccola sorpresa l'ho avuta utilizzando adesso in maniera assidua lo strumento. Sapevo naturalmente che gli imprenditori fossero su LinkedIn, e naturalmente quella non è stata una sorpresa, ma la sorpresa è stata vedere come sia diventato quasi quotidianamente uno strumento di comunicazione, uno strumento di connessione con gli imprenditori clienti. E questo è stato un grande anche facilitatore, no? Da un punto di vista proprio del rapporto diretto con gli imprenditori. Faccio un esempio concreto, Alessandro, se posso, proprio per rendere un pochino più dettagliato quello che sto dicendo. Per esempio, può capitare di partecipare a un evento formativo come relatore, piuttosto oggi in questa bellissima diretta, e i clienti attuali lo sanno, lo vedono, lo capiscono, e magari, che ne so, trovano loro stessi dei momenti ideali per poter comunicare, magari non oggi che siamo in questa diretta, oppure possono nascere degli spunti di riflessione, di condivisione comune, magari su temi come potrebbe essere quello di oggi, cioè l'utilizzo dello strumento di LinkedIn. Guarda, Alessandro, io me lo immagino già, se non da oggi pomeriggio, da domani sarei pronto a scommetterci qualsiasi cifra, che qualche cliente di FMS mi contatterà e mi dirà: ma facciamo una chiacchierata su LinkedIn, com'è stata la tua esperienza? Funziona? Com'è? Perché noi ci siamo, ma magari, dicono loro, non lo utilizziamo in maniera piena, no? In maniera comunque performante. Dal mio punto di vista la sorpresa è stata questa, cioè l'idea di vedere come lo strumento sia una fonte di arricchimento, di conoscenza e di connessione tra lo studio professionale, FMS in questo caso, e io come responsabile del dipartimento impresa, e gli stessi imprenditori. Questo ci ha uniti, ha potenziato la nostra comunicazione, e mi verrebbe da dire per osmosi, ci ha permesso di accrescere le nostre conoscenze e di farlo con uno strumento snello, fluido, utilizzabile, con poche regole, che tu spieghi tra l'altro benissimo nei tuoi corsi, ne sono testimonial diretto, questo lo dico io naturalmente, e nello stesso tempo rendendolo uno strumento quasi indispensabile nel momento in cui lo si utilizza nell'esercizio quotidiano della professione. Mi piace, perché tra le esperienze dell'uno e dell'altro avete fatto emergere alcune delle principali potenzialità di LinkedIn, no? Saverio ha citato anche la rassegna stampa, il tenersi aggiornati, il trovare news che magari non si trovano così fresche nemmeno altrove, o magari non si trovano filtrate veramente dal punto di vista, magari si trova solo veramente la news, ma non c'è il confronto, no? In altri tipi di siti, per esempio, dove anche la parte interattiva è assente proprio a livello strutturale. C'è l'aspetto di conoscenza di nuove persone, c'è l'aspetto di confronto, c'è l'aspetto anche indirettamente commerciale.
Ed è su questo che vorrei farti una domanda, che poi anche era uno dei temi del nostro titolo appunto di oggi, su cui so che Federico è preparato, poi appunto anche in quanto consigliere dell'ordine in questi ruoli, che è quello della deontologia, su cui avrai appunto delle cose da dirci. Diciamo, prima provo ad accennare il tema da profano, così lo rendo sicuramente avvicinabile anche da chi non se ne è mai occupato. Se non sbaglio, gli avvocati non possono fare, nel senso più tradizionale del termine, pubblicità, no? Hanno dei limiti chiaramente nel divulgare i propri servizi, ma col codice, diciamo, col codice deontologico attuale ci sono delle aperture e sembra che sia stato scritto per LinkedIn, no? Cioè che proprio LinkedIn rispecchi una delle migliori incarnazioni delle possibilità di comunicazione con scopo anche commerciale che un avvocato, uno studio possono e sono autorizzati ad avere. È così? Allora, sei preparatissimo intanto, nel senso che è assolutamente come dici. Do qualche flash e qualche battuta. Allora, per il nostro ordinamento, parlo ovviamente della libera professione degli avvocati, il termine commerciale è un termine che mette subito in agitazione, no? È un termine che in qualche modo è stato per tantissimi anni bandito, in un certo senso lo è anche oggi, ma rispetto al quale io più che commerciale utilizzerei il termine, un termine diverso che certamente invece è lecito alla nostra professione, che è il termine del marketing istituzionale, cioè della pubblicità informativa. Il nostro codice deontologico prevede questa categoria, cioè quella della pubblicità informativa. Cosa significa, Ale? Correttamente tu dici LinkedIn è il social, se si può definirlo così, perdonami se è un'espressione ovviamente impropria, ideale, cioè quello che sembra cucito apposta nel rispetto anche del nostro codice deontologico. Questo è assolutamente vero, perché il nostro codice deontologico, senza fare come dire sproloqui e non accogliere l'interesse di chi ci ascolta, in realtà ci dice in buona sostanza che la pubblicità informativa è possibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo rispettare alcune regole molto precise. La prima, dobbiamo dire cose vere, cioè dobbiamo fare in modo che l'utilizzo del social, quando comunichiamo con i nostri contatti, sia quelli attuali che quelli successivi, quando andiamo a farci vedere, andiamo a fare comunicazione su LinkedIn, in questo caso deve rispecchiare un onere di verità. Deve essere incline naturalmente al decoro della nostra professione. Siamo una professione storica, siamo una professione prestigiosa e siamo una professione quindi che ha anche dei doveri, no? Di comunicazione in maniera sobria, in maniera intellettuale e in maniera assolutamente lineare e assolutamente confacente al vero. Abbiamo un altro obbligo importante da rispettare nell'utilizzo dei social. Non dobbiamo fare analisi comparative, cioè non posso scrivere, guarda, FMS, Tax and Law Firm, siamo più bravi rispetto allo studio legale Alessandro Gini perché facciamo questo rispetto a loro che fanno altro. Naturalmente stressi i concetti per essere efficace. Dobbiamo invece semplicemente attenerci a comunicare, questo lo possiamo fare, è lecito nel nostro ordinamento, il nostro codice deontologico ce lo permette, quello che naturalmente facciamo. La nostra presentazione è assolutamente veritiera, per esempio, quella che hai fatto tu e quella che noi abbiamo integrato è assolutamente veritiera, non abbiamo detto nulla che non sia suggestivo o che sia in qualche modo ingannevole rispetto a chi ci ascolta o chi segue i nostri profili e che segue i nostri contatti. Un'ultima cosa voglio dire, nel dire che quello che hai detto è assolutamente corretto, dal 2006 ad oggi è possibile farsi pubblicità, ma nel senso che ho cercato di precisare, cioè una pubblicità informativa, una pubblicità libera dalle autocelebrazioni, una pubblicità che per esempio non può svelare il nome dei nostri clienti, naturalmente per ovvie ragioni di riservatezza del nostro mandato professionale, una pubblicità, un'informativa che sia in linea con quello che è il nostro decoro, con quella che è la dignità, che è l'indipendenza della nostra professione. Ok? In linea con che cosa? Con una comunicazione sobria, breve, efficace, volta naturalmente all'interazione, cioè con una comunicazione che sembrerebbe avere davvero tutte le caratteristiche di LinkedIn. Aggiungo, Ale, e davvero concludo,
LinkedIn non è l'unico social media che è possibile utilizzare oggi nel panorama della comunicazione digitale. Lo sappiamo, non voglio citarne altri naturalmente, ma tutti noi sappiamo che ce ne sono altri. Se io vado a vedere le pronunce del Consiglio Nazionale Forense, che è l'organismo maestro nel nostro campo, che va a sanzionare delle condotte illecite da un punto di vista deontologico degli avvocati, ti posso garantire che sentenze sull'utilizzo di LinkedIn ce ne sono pochissime, mentre ce ne sono numerosissime legate all'utilizzo di altri social, dove magari l'idea di proporre un'immagine non prettamente professionale è più frequente. Avete capito? Non faccio nomi, ma è chiaro che se io vado al mare e faccio una bella foto in costume mostrando tutti i miei muscoli, che naturalmente non ho, evidentemente, se no non mi citerei, con in mano una birra da un litro, difficilmente utilizzo LinkedIn, no? Magari utilizzo un social differente, non nato per il business, e magari vado a violare quello che è un dovere di informativa della mia professione, che ho anche nel tempo libero, perché attenzione, questa è una cosa interessante da dire, e quindi non utilizzo di solito LinkedIn. Quindi le pronunce del Consiglio Nazionale Forense, che hanno sanzionato anche in alcuni casi in maniera pesante informative, pubblicità informative non incline al decoro, alla verità, alla dignità, riguardano soprattutto nella stragrande maggioranza dei casi altri social e non LinkedIn. Che non citiamo. Ma abbiamo capito. Allora, intanto in apertura hai detto, no, che il codice vi impone di dire, per esempio, la verità, no? E quindi mi verrebbe da dire, dovremmo avere tutti un codice deontologico, tutte le professioni forse a cui sottostare, perché potrebbe essere utile per chi legge. C'è però una domanda interessante, un collega, Fabio Salici, fa questa domanda che metto qui sotto, tanto la leggo per chi magari non ha gli occhi sullo schermo, no? Se può essere un problema a livello deontologico, dopo un post riguardante un tema legale, sentenza o legislazione, indicare che lo studio è a disposizione. Rispondo subito, perché questo è un caso che capita, la domanda è molto buona e molto pertinente. Sì, la risposta è sì, ci potrebbe essere un problema deontologico, perché il tema è il tema dell'accaparramento della clientela, che è naturalmente un divieto del nostro codice deontologico, e in buona sostanza, in maniera molto semplice, così che possano cogliere anche soggetti che non sono avvocati e che partecipano a questo live o ti ascolteranno successivamente, il tema è: tutte le volte che utilizzo uno strumento per poter andare ad acquisire in maniera esplicita, come in questo caso sono disponibile ad assistervi, una fetta di mercato, di clientela che viceversa non si sarebbe rivolta a me, commetto un illecito deontologico. Io avrei la soluzione per il collega, nel senso che naturalmente è assolutamente lecito, rientra assolutamente negli articoli 17 e 35 del codice deontologico, quello di pubblicare una sentenza, di commentarla, di indicarne gli elementi. Nel momento in cui lo faccio, però, il messaggio che sono disponibile per poterne parlare in maniera più approfondita, piuttosto che naturalmente per una consulenza, è un messaggio in re ipsa, diciamo noi avvocati con un broccardo latino, cioè è una cosa che sta in sé, evidentemente. Se parlo di quella sentenza, si presume che io possa esserne competente, possa conoscere l'argomento e quindi possa essere disponibile, perché no, ad una consulenza anche senza scriverlo in maniera esplicita. Molto chiaro, grazie Federico. Tra l'altro, anche questo appunto si applica anche ad altre professioni, no? In generale l'autopromozione su LinkedIn, che vediamo comunque tanto e troppo, funziona poco, perché chi ha voglia di leggere sulla propria homepage di LinkedIn come se fossero dei post-it, no? Di persone che si promuovono a fare cose, abbiamo voglia di leggere cose interessanti e utili da persone intelligenti che poi saranno quelle che sceglieremo quando avremo bisogno di quella tipo di servizio. Guarda, Alessandro, mi hai letto nel pensiero, perché quando Federico parlava, e poi pensando anche a questa chiacchierata che avevamo in programma, io ho proprio immaginato che LinkedIn funziona, ma questo secondo me anche gli altri social, nel momento in cui per noi è difficile, perché non siamo nativi, secondo me lo diventerà più semplice per i nativi digitale, ci rendiamo conto che è come se fossimo in una piazza. Una volta c'era la piazza del paese al posto di LinkedIn, al posto degli altri social.
prima di scrivere un post, prima di condividere qualcosa, la domanda che mi faccio sempre io è: ma se io fossi la domenica mattina nel paese, in piazza, quando ci sono tutti che c'è chi esce la messa, chi era al bar, tutti presenti, con un megafono in mano, la urlerei questa cosa. Se la risposta è sì, la pubblico, se la risposta è no, non la pubblico. Mi sembra, come dire, questa te la rubo per i miei corsi, però citerò la fonte. No, no, è assolutamente così, in particolar modo quando si ha una professione, come diceva Federico, in questo ci sono, non so, mi vengono in mente i commercialisti che sono molto affini per alcuni tipi di approcci che devono avere, ma non solo, chiunque voglia avere comunque un'immagine integra e, come dire, ben rappresentativa. Ti sfrutto ancora un attimo, Saverio, visto che avevi la parola adesso, andando verso la conclusione. Appunto, tu, entusiasta, tra l'altro, se possiamo dirlo, oltre al tuo profilo, perché ciascuno chiaramente ha il proprio profilo, hai anche un occhio molto attento alla pagina aziendale, che è insomma l'altra presenza su LinkedIn. In questi mesi di utilizzo di LinkedIn, se ci vuoi raccontare, anche tramite magari dei casi specifici, senza citare se ci sono coinvolti chiaramente dei clienti, come abbiamo detto, Non però. si può, non si può assolutamente. Esatto, Federico, citare. tu intervieni con dei beep se sbaglio qualcosa. No, allora integro prima dell'intervento di Ok. Saverio, che sicuramente farà un ottimo intervento, non era per questa la ragione. La ragione è questa: ho dimenticato di dire una cosa, Alessandro, ma l'hai Sì. citata tu. C'è un divieto anche di autocelebrazione per gli avvocati, ma in generale per tutti i liberi professionisti, perché dobbiamo sapere che la stragrande maggioranza delle libere professioni, mi verrebbe da dire praticamente tutte, hanno un codice deontologico. E i codici deontologici sono simili, no? Naturalmente poi hanno le peculiarità della singola professione. Ecco, in tutti questo divieto di autocelebrazione c'è. Ma tu dicevi una cosa interessantissima. Se si scrive su LinkedIn, io sono un figo pazzesco, sono il più bravo di tutti, faccio delle consulenze fantastiche, venite da me, forse non suscito grande interesse. E mi verrebbe da dire con una battuta, lo dicono un po' tutti, quindi non mi distingue in realtà, non mi rende in qualche È modo attrattivo. Ecco, solo questo. vero, no, 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 ottimo consiglio di personal branding. Beh, Quindi, LinkedIn è scusami. vero, cioè, la meritocrazia su LinkedIn, secondo me, si vede, ma nel senso che poi sono i contenuti che parlano. Io quando dico che LinkedIn per me, il primo utilizzo che ne faccio è di banca dati, intendo proprio quello. Sì. Io seguo e ho tra i miei collegamenti, spero, mi auguro magari di esserlo altrettanto per loro, fonte. Tanti colleghi nell'ambito appunto del diritto agroalimentare che attraverso lo scambio di pubblicazioni, di articoli, di opinioni permettono poi di creare quel confronto che arricchisce la nostra professione e va a beneficio proprio dei clienti intesi come assistenza legale e beneficio di quella che è comunque la nostra professione nel dare un servizio importante comunque alla comunità, direi, Certo. ecco. Per cui secondo, cioè, l'esperienza che posso portare io è questa. Il confronto che c'è su LinkedIn a livello di varie professioni, una volta individuato l'argomento che interessa, è un confronto che porta a una crescita, crescita personale, professionale e ripeto, di comunità di LinkedIn. Assolutamente, questo appunto è vero per molte professioni e per molti settori, a maggior ragione appunto probabilmente per gli avvocati. Vi chiedo entrambi, o anche solo a Silvia, adesso vedete voi, in questi mesi di utilizzo più intenso di LinkedIn, o comunque da quando lo utilizzate, se volete raccontare,
Una delle cose più difficili che state trovando, perché non siamo qua solo per dire che è tutto bello, semplice, giusto, cioè perché comunque c'è da fare anche le cose, no? Quindi magari la più grande difficoltà o frustrazione nell'utilizzo di LinkedIn che state provando e cosa magari vi ha portato un risultato, già in realtà l'avete citato, no? Ma se magari volete anche in modo un po' più aneddotico così raccontarlo, un beneficio che vi ha dato che vi fa dire: nonostante la difficoltà appena citata, comunque questa resta il nostro canale. Ma inizio io Federico su questa, perché la difficoltà, ne parlavo con Alessandro dietro le quinte, l'ho notata più che altro sul capire il meccanismo con cui poi di fatto LinkedIn va col suo algoritmo a farti Premiare i vedere, e noi contenuti. sappiamo che tutti i social lavorano in base, ecco, il capire con che meccanismo, sia per le notizie che vuoi vedere. Io mi lamentavo, ad esempio, non so se posso dirlo, delle pubblicità, nel senso, dico, ma io ogni due post ho un post che non c'entra quasi niente, no? E poi andavo a vedere ed era un post sponsorizzato. Questa, ecco, la difficoltà più che altro è quella. A livello di invece risultati, non saprei, cioè, ho già spiegato molto, secondo Sì, me, infatti. il punto. Mi stupirei nel trovarne, diciamo, altri diversi rispetto a quello che ho già detto. Secondo me LinkedIn nasce proprio, poi magari mi sbaglio, ma dal nome stesso, per connettere e quindi arricchire fondamentalmente poi la propria conoscenza, parlando anche a 360 gradi, Sì, ripeto. mi ricordo tra cose che mi ha raccontato, per metterle in termini proprio anche proprio super basici, proprio networking nel vero senso della parola, tra l'altro parola che adora Federico, quindi conoscenze, contatti, non so, associazioni di categoria o aziende o magari anche professionisti simili con cui fare partnership, no? Cioè proprio escono delle persone che diventano non solo dei nomi e cognomi, ma delle persone che alla necessità si può contattare, ci si può confrontare, no? Quindi cresce in un'epoca in cui di eventi fisici se ne fanno sempre di meno, di occasioni di incontro fisico ce ne sono sempre di meno, diventa un modo per non A me perdere il grip, ecco. personalmente, per dire, LinkedIn lo utilizzo molto per cercare quelle figure, come possono essere, ad esempio, consulenti in tecnici di cui posso aver bisogno nelle pratiche che seguo. Secondo me diventa appunto è un mondo dove già in qualche modo c'è un filtro fatto dalla rete. Non vai a sparare a caso, ecco, puoi già farti Assolutamente. un'idea, perché poi Esatto. se io scrivo su LinkedIn che sono il più figo di tutti, posso avere anche un riscontro però dalla rete, quindi voglio dire, diventa anche semplice confrontare e valutare se quello che uno scrive su LinkedIn poi è reale oppure no. Tu, Federico, puoi aggiungere qualcosa tra benefici e frustrazioni? Non so quanto tempo ho, ma una cosa la devo aggiungere, Sì. sarò rapidissimo. Vai, vai. Allora, due difficoltà che sono diventate due sfide. La prima è LinkedIn, quello che diceva Saverio, mi aggancio come strumento di conoscenza, come anche uno strumento di conoscenza, cioè di arricchimento professionale di conoscenze. Quindi la difficoltà è stata anche un po' quello di ripulire la mia rete da contatti, selezionandone anche di nuovi che potessero rispondere a questa finalità, cioè in cui lo scambio di informazioni e di connessione potesse migliorare la mia preparazione, la mia conoscenza e quindi la risposta di qualità. Questa è stata la prima difficoltà intesa come sfida. Non è stato semplice, perché altrimenti non è stato semplice, è stata una cosa che ha richiesto del tempo di qualità, dei ragionamenti, ed è stata una cosa articolata dove, lo sai, Ale, mi sono dovuto anche far aiutare, perché non era così semplice. E la seconda cosa, e qua faccio un po' sorridere, mi capita di essere contattato sulle domande deontologiche.
cioè da colleghi, mi è capitato recentemente anche da un'altra categoria professionale, la cito, architetti, in cui, senza fare nomi, in cui mi si chiedeva, ma se io scrivo questa cosa, ce la posso scrivere? Questa cosa è stata molto stimolante per me, perché significava mettere a disposizione una conoscenza, sì, ma nello stesso tempo un po' spiazzante, perché non siamo abituati all'utilizzo, abituati noi come professionisti all'utilizzo di questo canale, come dicevo all'inizio, uno scambio di conoscenze. Sì. E all'inizio è stato un po' spiazzante, oggi lo è ovviamente già molto meno. Dopo questa live ancora di più. Consulenze gratuite sulla deontologia. No, gratuite non si può dire, mi raccomando, è una delle regole. È una delle regole. No, sto scherzando. Mettiamo il beep. No, ma a parte le battute, invece per quanto riguarda i colleghi o altri professionisti, sì, l'idea al contrario di mettersi a disposizione della categoria, che è un po' anche la ragione della nostra partecipazione oggi, cioè che non è autocelebrativa, al contrario, è dire abbiamo fatto questa esperienza, si può fare. Si può fare nel rispetto delle regole, facciamolo, è invece un tema che si può fare. Naturalmente sulla gratuità scherzavo, facevo una battuta riferita ai clienti, sì. Ma ai colleghi, con i colleghi non c'è nessun problema. Guarda, tra l'altro Renata, nei commenti, vi leggo e magari chiudiamo con questo, interessante un confronto tra commentatori sul tema, perché Guelfo, Alessandro Ghirellini, chiedeva a Fabio Sari, che ha fatto la domanda di prima, anzi ve lo metto in evidenza, come funziona in Germania, visto che Fabio ci scrive dalla Germania, e per chi pensa che magari la nostra giurisdizione è particolarmente complicata, può essere peggio evidentemente, visto che in realtà Fabio ci dice che in Germania, pur essendo simile, alla fine le cose sono ancora più complicate, no? A livello di deontologia per la comunicazione dei professionisti. E poi lasceremo a questo punto Fabio e Guelfo magari proseguire anche in privato. Vanno loro, però la Germania è nell'Unione Europea, questo lo voglio dire, e quindi la direttiva Wolkenstein, che è quella che ha nel 2006 permesso la pubblicità dei liberi professionisti, si applica anche alla Germania, questo naturalmente per poterlo dire. Da noi fu recepita dal famoso decreto Bersani, che liberalizzò, si disse, la pubblicità dei liberi professionisti. 2006, Wolkenstein 2006. Okay. Bersani credo 2007, ma qui prendetemi okay. Con beneficio se volete, vado a recuperare proprio il dato. No, beh, insomma. 2006 anche il decreto Bersani, tutti e due del 2006. Insomma, sono adolescenti, ecco, questi decreti, hanno già un pochettino di storia, insomma, diciamo così. Esatto. Allora, se non ci sono cose che volete aggiungere voi e non ci sono altre domande da chi ci sta seguendo, io andrei alla conclusione ringraziando voi per la disponibilità che appunto avete dimostrato, avete dimostrato che quello che dite, no, della volontà di essere aperti, di fare network, di scambiarsi, lo mettete effettivamente in pratica, quindi grazie di aver partecipato. Grazie a te. Ottimo, altrettanto. Grazie mille, un abbraccio. Grazie e ciao a tutti.